abbiamo visto insomma durante tutto questo arco dell'ultimo periodo che spesso si è cercato magari la caccia diciamo all'untore, all'inizio erano i runner, poi sono diventati i giovani che andavano magari a fare l'aperitivo, quindi purtroppo magari ancora una volta i giovani sono diciamo stati un po' guardati male da quelle che invece sono le generazioni precedenti, che hanno visto in loro diciamo un possibile veicolo di contagio, quando magari invece ci siamo comportati come le altre generazioni. Purtroppo è vero, la situazione sta continuando ad evolversi in fretta e quindi è difficile rimanere dietro a tutte le ultime norme, soprattutto in un sistema giuridico complesso come il nostro, che prevede norme regionali diverse e talvolta anche norme, diciamo, comunali. Comunque l'informazione si è mossa, diciamo, in maniera abbastanza giusta, secondo me, seguendo quella che era la linea delle varie indicazioni ricevute dai vari enti e quindi anche, diciamo, in prima persona ho potuto vedere come i media hanno dato una risposta pronta e quindi si è riuscito, insomma, a stare dietro a tutte le norme. Adesso in questa fase successiva diventa anche difficile seguire tutti i regolamenti perché si stanno vedendo anche vari cambiamenti a differenza delle regioni, però anche, insomma, responsabilità del singolo cittadino cercare di informarsi il più possibile. Sicuramente ho sentito varie mancanze, sono iniziate a mancare le persone e dopo, diciamo, momenti di socialità che spesso si hanno, soprattutto nell'età giovanile, invece la convivenza con i familiari è quella che invece si è rivelata essere quella, diciamo, invece più il lato positivo perché si è avuto magari tempo di conoscere anche magari meglio e avere più momenti di socialità con la propria famiglia che spesso non si hanno a causa magari del fatto che i vari figli studiano in università diverse, in luoghi diversi, quindi ritrovarsi e stare insieme, diciamo, per tutto il periodo del lockdown è stata la parte che è riuscita a ricoprire le mancanze dovute invece da altri momenti, ad esempio le mancanze nei momenti di socialità, insomma, di poter andare al bar con gli amici e poter parlare con loro. La didattica a distanza, la didattica digitale ha messo molto in difficoltà varie famiglie che magari avendo anche molti figli non sono riuscite a fornire un computer a ogni figlio che gli permettesse poi di seguire in maniera totalmente adeguata e comunque stare tra tutto il carico di lavoro che proveniva dalla scuola, dall'università e quindi purtroppo vari studenti sono usciti da questa fase di didattica a distanza molto più sfavoriti rispetto ad altri e quindi in questa fase dove le disuguaglianze sociali sono venute fuori in maniera ancora diciamo più prepotente è diciamo un peccato vedere come si è avuto difficoltà proprio come scuola, quindi come in un posto dove lo Stato dovrebbe essere al primo posto, cercare di uscire tutti insieme e tutti allo stesso livello. Io spero che in questo momento di ripartenza i giovani abbiano un ruolo centrale, quindi una situazione di centralità, in quanto l'età giovanile è quella dove la nostra forza ideativa è al massimo, nella quale abbiamo pieno di energia e quindi potremo, diciamo, contribuire a questa ripartenza in maniera davvero importante. Quindi, insomma, spero che soprattutto la mia fascia d'età riesca a ricoprire un ruolo centrale in quella che è la ripartenza, appunto, dopo una situazione di difficoltà e quindi riniziare pian piano a tornare tutti al nostro stesso stile di vita, con magari invece una presenza giovanile all'interno della cosa pubblica, magari anche maggiore o comunque un apporto, diciamo, della mia fascia d'età maggiore in quella che magari è l'iter decisionale della politica.